io sono Andrea Bertorelli e vi presento MicroKorg XL. Rispetto ai modelli precedenti, il primo MicroKorg rispetto all'R3, questa tastiera è un pochino più versata per i suoni vintage. Sono presenti anche suoni di piano elettrico, di brass analogici, suoni tipo Oberheim. Sono presenti anche suoni acustici in misura maggiore rispetto ai modelli precedenti. Per famiglie, come nei modelli precedenti, e per genere musicale, quindi si va dal rock all'hip hop, jazz fusion, techno trance, eccetera. E sono presenti 128 preset modificabili, posso appunto salvare nella memoria user. Da dire è che in questo XL posso caricare anche le patches del primo MicroKorg e anche dell'MS2000. Fatto una panoramica un pochino dei timbri che presenti nel MicroKorg XL rispetto al primo modello uscito nel 2004. Possiamo dire che sono ugualmente presenti i timbri che di arpeggiatore, suoni diciamo techno trance, house, per fare questi tipi di musica, ma ci sono sicuramente presenti più timbri che vintage, come di piano Rhodes, Wurlitzer, archi campionati, che non erano presenti nel precedente modello. 128 timbri che preset, facilmente editabili e modificabili, quindi in realtà dai 128 suoni di partenza ne posso tirare fuori molto di più agendo sui parametri principali, come appunto inserire o togliere l'arpeggiatore, modificare il tempo dell'arpeggiatore, funzione di inviluppo, pattern di decay release,
e di filtro e agendo sugli effetti. Insomma, è possibile modificare, diciamo, i suoni di partenza in modo piuttosto sostanziale. Vi saluto, alla prossima. Thank you.